Di recente, ne abbiamo parlato nell'apposita sede, è stato presentato nella Sala Napoleonica dell'Accademia di Brera a Milano, relatori Pietro Citati e Federico Zeri, un volume di scritti in onore di Giuliano Briganti, edito da Longanesi. Con questa iniziativa si è voluto pubblicamente attestare la stima da parte di una nutrita cerchia di studiosi, ma anche di lettori e in genere di appassionati di cose d'arte, al noto studioso romano che qualche tempo prima aveva compiuto i 70 anni. Il volume comprende scritti di storici e critici d'arte, nonché di scrittori italiani e stranieri, molti dei quali dei nomi altisonanti, da Chastel al già citato Zeri, da Rosenberg a Urbani, dallo scomparso Sciascia a Malerba, a molti altri. Un omaggio, insomma, in grande stile. Giuliano Briganti, attivissimo studioso d'arte, è nato e cresciuto a Roma, dove vive tuttora, in un antico palazzo del centro. Adibito, oltre che ad abitazione, a vero e proprio attrezzatissimo centro operativo per le sue attività di studioso, assecondato da preziosi collaboratori. Briganti, come noto, accanto a quella di critico militante, tra l'altro è una delle prestigiose firme del quotidiano Repubblica, svolge attività didattica, è professore di storia dell'arte all'Università di Roma e a Roma ha trascorso quasi l'intera vita, dall'infanzia nella casa paterna di Via Giulia agli anni intensi, talora agitati, della gioventù e della maturità, nel cuore della vita artistica romana. Zeri, in occasione della presentazione degli scritti in suo onore, attraverso gustosi aneddoti, ha rievocato questo aspetto. Ma Briganti, negli anni, dopo essersi laureato con Toesca e soprattutto dopo aver frequentato assiduamente Roberto Longhi, ritenuto il suo vero maestro, ha dato vita a una serie di pubblicazioni, alcune delle quali decisive, da Pellegrino Tibaldi e la maniera italiana del 45 ai pittori dell'immaginario del 77 e a varie altre che hanno fatto di lui, per dirla con Giovanni Testori, una figura centrale della storia complessiva della cultura artistica italiana del dopoguerra, oltre che della critica d'arte. Intorno a queste e ad altre cose, prendendo lo spunto dal citato omaggio per i suoi 70 anni, è avvenuto il colloquio con lui che abbiamo avuto di recente. Intanto è stata per me una sorpresa perché mentre lo facevano non mi hanno detto nulla, insomma mi hanno detto che facevano questo libro, ma io il risultato l'ho visto solo quando il libro è stato pubblicato. E mi ha fatto, sì, certo, un enorme piacere. Un libro pubblicato per i suoi 70 anni. Un'occasione ricordata e un poco celebrata in questo modo, ma al di là dell'occasione, al di là del fatto pur simpaticamente celebrativo, c'è anche l'opportunità di riflettere su questa lunga storia di studioso, di storico e di critico. E qualcuno, in particolare Testori, un critico per certi versi vicino ma allo stesso tempo lontano, ricordandola, parlava di lei, ha parlato di lei come di colui che si è trovato al centro della critica e della cultura figurativa italiana del dopoguerra senza aver fatto nulla per trovarvisi. Che effetto le ha fatto leggere tale affermazione? Beh, sono molto grato a Testori di un articolo così affettuoso che mi ha molto commosso. Ora io non so bene che cosa voglia dire pensando che io sia al centro, ma se lui dice che sono al centro senza volerlo, senza che io lo voglia, su questo non c'è dubbio che io non l'ho mai voluto. Non l'ha mai voluto dunque. E tuttavia questa affermazione da parte di Testori, così come altre anche di segno diverso, addirittura opposto, fatte da altri critici, nasce da una riflessione su un lungo periodo di attività da parte sua, 50 anni circa, no? Di attività nel campo della storia dell'arte, da protagonista, appunto. Questo evidentemente significa anche riflettere. Riflettere sulla propria storia, riflettere sul proprio lavoro, su ciò che si è fatto. Mi sembra che lei mi chieda una sorta di bilancio dell'attività di questi 50 anni di critica che ho esercitato. Io veramente sono molto restio a fare i bilanci, anche perché non mi sembra di avere gli elementi sufficienti per farli. Comunque, per farle capire qualche cosa, com'è la mia posizione nel confronto di tutta la mia vita di critico, forse lo potrebbe capire meglio se io le spiegassi come io faccio ad affrontare un problema di critica.
cominciando dalla cosa più semplice, per esempio, un articolo. Quando io devo fare un articolo su un articolo di giornale, intendo, che poi è la stessa cosa, io non faccio questa grande differenza secondo dal luogo in cui si scrive. Cioè, io se devo affrontare un articolo di un qualsiasi argomento, mi metto davanti al foglio senza avere la minima idea di quello che dirò. E ho bisogno di cominciare da un'idea che certe volte non è neanche mia. Ci sono certi pittori che non sanno cominciare dalla tela bianca, la tela bianca li terrorizza, hanno bisogno anche di una linea, di qualche cosa su cui poi costruire, e così sono fatto un po' anch'io, da idea mi viene idea, da cosa mi nasce cosa, e quando l'articolo è finito ho detto delle cose, valgano quello che valgano, che io non mi aspettavo dal principio. Quindi per uno che lavora in questo modo, chiedere un bilancio forse è un po' difficile, perché probabilmente nel mio futuro il bilancio presuppone anche una visione verso il futuro, e il mio futuro di critico è come una pagina bianca. Briganti, dunque anche lei si iscrive fra quegli autori che sono ossessionati dalla pagina bianca, e dunque apparentemente si potrebbe pensare a una grande componente di invenzione momentanea, subitanea di fronte alla pagina, la necessità di riempirla, di partire, di aggrapparsi a qualche cosa e finalmente di lasciare quel segno. Ma dietro a questa apparente improvvisazione c'è una lunga e continua meditazione, e questo evidentemente ci porta proprio a riflettere su tutta una serie di scelte, di predilezioni, di lavori, di sondaggi, no? Di esplorazioni che lei ha fatto, no? Nei territori dell'arte. Pensiamo anche agli stessi libri. Ora, poco fa ha detto che non fa differenza tra la pagina per un giornale e altri modi, altri luoghi, no? Dove i suoi scritti appaiono. Eppure i libri sono delle pietre miliari della sua storia, a cominciare da Quella maniera italiana e Pellegrino Tibaldi del lontano 1945, su, e cito un altro libro fondamentale, penso ai Pittori dell'immaginario, che è del 77. È una storia che presuppone una riflessione, uno schierarsi in sostanza. Beh, forse vorrei dirle quali sono state le occasioni di questi due libri. Del mio primo libro, che uscì nel 45, quando io avevo 27 anni, però l'avevo scritto molto prima, perché allora non era come ora, allora gli editori erano molto rari, stampavano certe volte anche con 4-5 anni di ritardo. Dunque, quel mio libro su Pellegrino Tibaldi e la maniera italiana, il manierismo e Pellegrino Tibaldi, anzi questo era il titolo esatto, era nato dalla mia tesi. La mia tesi era Pellegrino Tibaldi, che me la diede il professor Toisca, che era il mio maestro, il mio professore. Il maestro, si può dire, è stato Roberto Longhi, ma la persona con cui mi sono laureato era il professor Pietro Toisca, che era un uomo di grande valore, un grande medievalista, però aveva la cattedra di storia dell'arte rinascimentale, allora così si chiamava la sua cattedra, e mi diede appunto questa tesi su Pellegrino Tibaldi. Erano gli anni della guerra, e allora le tesi non si facevano scritte, c'era la cosiddetta tesi orale, per cui uno faceva una rapida discussione, ti davano un voto secondo la tua media, e poi ti spedivano a fare il militare. Tu nel militare non l'ho fatto, ma per ragioni di... sono stato riformato. Quando cominciai a pensare su questa mia tesi, ci avevo lavorato molto tempo, e mi sembrava che questo lavoro mi avesse portato a determinate conclusioni che si potevano anche pubblicare, però quello che mi interessava non era tanto la vita di Pellegrino Tibaldi, quanto proprio il concetto di manierismo, cioè quella strana parola che mi aveva sempre affascinato, quell'orlo dell'abisso, come dice Testori appunto, perché l'abisso in effetti mi ha sempre attratto. Mi affascinava molto quel momento del manierismo, sul quale allora avevo delle idee forse diverse da quello che ho oggi, e quindi feci una tesi soprattutto che riguardava il concetto di manierismo e come questo manierismo era stato visto dalla critica d'arte, a cominciare dalla critica d'arte tedesca, fino poi agli episodi più recenti. E fu il primo libro in Italia che affrontava questo argomento, e per questo ebbe un notevole successo. Da Pellegrino Tibaldi, dal manierismo dunque in sostanza, su fino ai Pittori dell'immaginario. Potremmo citare altri passaggi, dai Bamboccianti a Pietro da Cortona, eccetera. No.
Ma tutto sommato si può trovare un denominatore comune, un filo conduttore, no? Che lega questa traiettoria dentro i meandri della storia dell'arte, soprattutto italiana, ma in genere. Ma io forse non lo saprei trovare, perché per esempio I pittori dell'immaginario, un libro su cui mi sono consumato, si può dire, per molti anni, che mi ha costato molta fatica, era di un argomento che non era affatto, sì, aveva una certa consonanza con il manierismo forse, ma non certo con Pietro da Cortona, né con il Van Bittel, la Veduta, sul vedutismo anche ho dedicato parecchi lavori. Se dovessi dirle l'occasione che ha dato, che è stata quella di scrivere quel libro su quella crisi che si è verificata nell'arte europea verso la fine del Settecento, negli ultimi due decenni del Settecento, quella crisi fondamentale proprio del pensiero, non solo dell'arte, ma è stata una mia analisi. Io ho fatto un'analisi junghiana per levarmi alcuni difetti di carattere che mi sono rimasti tali e quali, ma però ciò nonostante l'analisi mi ha molto molto gioato. E il risultato di questa analisi è stato questo libro. Questo libro, le stesse premesse che hanno portato alla realizzazione di questo libro, apparentemente la pongono al di fuori di quella grande linea italiana che grosso modo potremmo definire attraverso un arco che va da Giotto, da Piero della Francesca, su fino a Morandi, no? Sembrerebbe un'altra linea, no? Quella privilegiata da lei. Ma è in effetti un'altra linea. Per esempio, io sono stato sempre un grande, essendo scolaro di Longhi, essendo vissuto nell'ambito e nella luce, diciamo così, di Longhi per molto tempo della mia vita, ero naturalmente un grande ammiratore, un grande amatore dell'Ottocento francese, quello vero, insomma, quello bello, l'Ottocento da Courbet, quella linea che va da Courbet a Cézanne, o se vogliamo anche da Delacroix a Monet, insomma, la linea della grande pittura francese dell'Ottocento. Ma a un certo punto fu tremendamente attratto dal contrario, quello che allora a me mi sembrava l'altra faccia della luna, e avevo pensato di studiare l'altra faccia della luna, di capire da quali erano le nevrosi, i sentimenti, le miserie e le ricchezze, diciamo, che erano da quell'altra parte. E allora questo studio che volevo fare quando c'avevo ancora 25-30 anni e che per pigrizia non ho mai fatto, a un certo punto, quando feci l'analisi, fu interessato alla nascita del concetto di consapevolezza dell'inconscio nel XVIII secolo, e allora cercai i legami con la pittura di allora e mi trovai a un certo punto sulla traccia di quell'altra faccia della luna che mi aveva molto interessato. Quindi evidentemente i pittori di cui parlo sono proprio i pittori che nell'ambito del quale mi ero formato non erano affatto amati, anzi si può dire erano molto disprezzati. Però io sono stato molto attratto da loro, e ho trovato nella loro disperazione, nella loro nevrosi e anche nella loro follia delle cose che aprivano molto verso l'arte moderna. E mi sono reso conto che queste famose origini dell'arte moderna, che sono una sorta di sorgenti del Nilo che ricercate e mai trovate, oppure trovate sempre più in là, dalla critica ottocentesca e novecentesca, queste origini dell'arte moderna erano di due diverse nature, proprio come il Nilo, cioè il Nilo bianco e il Nilo azzurro, così c'era da una parte la parte che veniva dalla, diciamo, la linea David, Courbet, Cézanne, cubismo, e dall'altra invece la linea Fuseli, preromantici, romantici, Gustave Moreau e surrealismo. E questi due aspetti dell'arte moderna, che sono sempre stati paralleli, non hanno, qualche volta hanno anche confluito in episodi, ma sono sempre stati molto distinti. L'origine di uno di questi mi ha molto interessato e proprio per questo ho studiato quello che ho chiamato i pittori dell'immaginario, cioè quel momento che va all'incirca dal 770 ai primi dell'Ottocento, con Fuseli, Blake, eccetera. Quindi più che una linea naturalistica, una linea visionaria. Sì, appunto, una linea visionaria, però vede com'è difficile fare i bilanci. Io non affatto mi sento tutto dalla parte della linea visionaria. Esiste la linea visionaria ed esiste la linea naturalistica. Non posso dire, come diceva De Chirico,
che dice io ho il braccio destro realista e il braccio sinistro metafisico e li amo ambedue di uguale amore. Oddio, in un certo senso è anche così, ma certamente capisco quanto io sia più vicino a quella realistica, però mi ha interessato anche molto quella visionaria. Professor Briganti, si è parlato già di arte moderna, no? Ma si era partiti dall'arte antica. L'arte antica a lungo è stato il terreno privilegiato da lei. Poi, e un po' l'ha già spiegato, c'è stata questa sorta di conversione, una situazione nuova, che però aveva le radici in quella precedente. E questo che credo che al di là del fatto personale, ma che è molto significativo, possa essere trasferito proprio all'intera lettura, no, del grande capitolo dell'universo artistico. Lei pensa che sia legittima una divisione così netta tra arte antica e arte moderna? Ma io no, non credo che sia legittima, però bisogna considerare che a un certo punto una rottura c'è stata. Io penso che ci sono dei tempi lunghi e dei tempi brevi, ma ci sono sempre dei tempi, sono delle cose che cominciano e delle cose che finiscono. Cioè si può seguire una certa linea dell'arte che va da Fidia fino a Manet, non so, fino a anche più in là, fino a Cézanne, ma poi a un certo punto è difficile farla continuare in Beuys, per esempio. Eppure io ho di Beuys un'enorme attrazione nei confronti di Beuys, quindi ci sono delle cose veramente che cambiano. È proprio una mutazione quasi antropologica, che poi l'istinto, cioè l'istinto poetico, l'istinto che sta dentro di noi a esprimersi in arte, in poesia, diciamo così, sia poi sempre lo stesso, questo non c'è dubbio. Soltanto che per capire la poesia di un lavoro di Beuys e capire la poesia di un'opera di Morandi, sì, o anche, come l'ho detto per lapsus, ma volevo dire di Cézanne, anche di Cézanne, oppure la poesia di Giotto, sono questioni proprio diverse, insomma, che bisogna avere degli strumenti diversi per affrontarle. Infatti c'è chi parla non semplicemente di mutazione antropologica, ma addirittura di mutazione genetica. L'arte è diventata un'altra cosa. È un'altra cosa, però la attitudine umana a capire l'artisticità, diciamo, a capire la poesia di una cosa, quelle strane vibrazioni che ti dà un'opera di oggi come un'opera di 100 anni fa, certamente noi forse le capiamo in modo diverso perché noi ci guardiamo queste cose egiziane, guardiamo una scultura egiziana con un sentimento molto moderno di ammirazione, effettivamente però ci sfuggono tutti i lati sacri e culturali che erano legati a un periodo che noi non conosciamo più, un modo di vita, a un modo di pensiero, a un modo di proprio di vivere e di respirare che era diverso dal nostro. Professor Briganti, si è parlato delle varie anime, no, dell'arte. Potremmo parlare anche delle varie anime della critica d'arte e delle varie anime dei critici. È un capitolo molto delicato e anche controverso. Non spetta a me certamente spiegarlo a lei, che è considerato appunto, come ha scritto Testori, al centro, no, di questo universo così sconvolto oggi, non semplicemente congestionato. Si è parlato dunque del critico che opera nel distacco, addirittura non nella lontananza del soggetto o dell'oggetto, no, sottoposto alla sua analisi, e del critico invece che opera all'interno di questa realtà, un critico che partecipa, no, a questa elaborazione dell'opera, dell'oggetto, no, del suo studio. Potremmo fare anche dei casi che lei conosce benissimo, nel caso di farlo, ma le chiedo se lei si ritiene un critico equidistante, visto che si è parlato di centralità della sua posizione. Per carità, io credo che come si fa a pensare che si possa essere distanti da una cosa che se non ci si aderisce proprio con tutta la propria fantasia e la propria immaginazione non se ne capisce nulla. Non si può. E ecco, io credo che uno degli equivoci da sgombrare proprio nel campo della critica d'arte è pensare che la critica d'arte possa essere un fatto scientifico. Non c'è niente di scientifico nella critica d'arte. C'è un lato filologico, diciamo così, quello che si chiama
erroneamente filologico, perché filologia porta con sé l'amore della parola, amore della forma, diciamo, filo, come si può dire, trovare un nome equivalente, insomma, ecco, cioè bisogna conoscere bene le situazioni reali che ci sono state, ma quando uno ha conosciuto le situazioni reali, il avvicinarsi però al messaggio di queste situazioni, a che cosa volevano dire, avvicinarsi alla poesia che esprime, è un fatto esclusivamente di immaginazione, di empatia. Quando io devo scrivere su un pittore che amo, perché se non amo, se non mi interessa non ne scrivo, quando devo scrivere un pittore che amo, io mi sento nella situazione di uno che fa un romanzo storico, cioè devo avere dei dati per cercare di capire qual era quella realtà, ma a quella realtà che è irricostituibile nel loro... La realtà è la realtà fatta di un tessuto di tempo infinito, mentre noi accogliamo così un brano di questo tessuto di tempo. Ecco, nell'avvicinarmi a questa realtà, dopo averne tutti i dati possibili per ricostruire gli stati d'animo, le abitudini, i pensieri, i sentimenti che potevano avere gli artisti di un determinato periodo, di quell'artista che studio, e dopo ci costruisco sopra una ricostruzione fantastica, che è fantastica, come si può dire, è fantastica e nello stesso tempo è reale. E cosa c'è più di reale della Milano seicentesca dei Promessi Sposi? E quella è una situazione reale, però è nata dalla fantasia. Il fine di quella critica d'arte sia molto simile a quella di un romanzo storico. Quindi una funzione conoscitiva, una misura razionale, ma non in assoluto. Addirittura a momenti mi pare di capire prevale l'altra dimensione, quella dell'invenzione del critico, no? Del suo totale aderire anche sentimentalmente alle emozioni che l'opera d'arte produce. Ma certo, poi io penso che senza fantasia non si può fare nulla, neanche la scienza, credo. Mi ricordo che lessi di un scienziato della scuola di Gottinga che aveva scoperto una legge fondamentale della fisica vedendo dei ragazzi che facevano il giro tondo, e cioè c'è sempre una scintilla, un'occasione che viene da fuori che eccita la fantasia, e la fantasia poi ricostruisce le trame della realtà. Professor Briganti, questo aspetto che riguarda la funzione del critico, il suo modo, no, di esercitare la critica, ci porta anche subito, immediatamente, a pensare, a riflettere sullo strumento fondamentale del critico, cioè sulla scrittura, sul linguaggio. Anche qui il capitolo è molto vasto e controverso. Siccome lei è stato definito un critico che occupa una posizione centrale in questo universo, no? Così complesso e anche congestionato, come abbiamo detto, dovremmo presumere che il suo linguaggio è pure un linguaggio abbastanza depurato, non un linguaggio neutro, ma un linguaggio che miri all'essenzialità. Io sono molto d'accordo con quello che scrisse una volta il mio vero maestro Longhi, quando disse che la critica d'arte era un esercizio letterario in un certo senso. Io penso che è un esercizio letterario, però la mia idea delle lettere è la chiarezza, capisci? Cioè, io amo molto che una cosa che io dico non abbia dei risvolti oscuri che si prestino a varie interpretazioni, ma che rifletta veramente quell'immagine che io ho di una cosa. E quindi credo che un grande dovere del critico è quello di sapere parlare a tutti, di non parlare solo agli specialisti. Quindi ci sono due cose per me da fuggire in quello che è la scrittura, diciamo, l'esercizio letterario della critica, perché tutto certamente la critica, anche la filosofia è un esercizio letterario. Le cose da fuggire sono, per me, da una parte l'approssimazione, la mancanza di chiarezza, il dire le cose nebulose, e dall'altra un eccesso di scrittura letteraria, sì, un eccesso di bellettrismo, come suol dirsi. Tra gli scrittori che amo di più è Tolstoj, e mi piacerebbe di poter sapere scrivere con quella semplicità e con quella chiarezza, ma con quella penetrazione con cui Tolstoj scrive. È un sogno che non si avvererà mai, ma
le faccio vedere quali, glielo dico per farle capire quali sono, qual è il mio faro. Un altro aspetto, prima di concludere, si è parlato del ruolo del critico, si è parlato della scrittura, si è parlato della storia, no? Del complessivo universo, no? Della storia per immagini, e naturalmente a questo punto conviene forse spendere qualche parola sulla condizione presente di questa storia delle immagini, questa storia dell'arte. Viviamo in un mondo da taluni ritenuto estremamente ricco per le contraddizioni che lo animano, da altri veramente al limite della sua trasformazione quasi genetica. L'arte ha ancora un ruolo importante da recitare in questa situazione, o addirittura la stessa nozione di arte è mutata al punto tale da renderla irriconoscibile rispetto, no, a quella che l'ha contrassegnata nella tradizione. Oggi si parla soprattutto di comunicazione, viviamo nell'era dei media elettronici soprattutto, no? Sembra un universo lontanissimo rispetto a quello di ieri. Ecco, quel brivido che attraversava il tocco magico, no? Mi permetto, no, di usare questi termini, no? Dell'artista, che fa sì che il suo segno diventi assolutamente unico, no? Irripetibile per tutte le tensioni che contiene, ha ancora senso oggi, in questo mondo così mutato? Oh, io penso di sì. Io credo che uno si può esprimere con i mass media, si può esprimere con il computer, si può esprimere con il laser, si può esprimere in qualsiasi modo, ma se c'ha dentro quella scintilla di cui si parlava prima, questa scintilla che lei la chiama il brivido, quello che vuole, se c'ha dentro la poesia, diciamo, tutti i modi per esprimerla sono possibili. Dunque è sempre la poesia, questa parola magica, certo, no? Che detiene il primato nell'espressione in senso generale. Io non ne ho il minimo dubbio, se non fosse così rinuncerei proprio a scrivere anche. Lei è ottimista o pessimista nei confronti di questa realtà che sembra proprio relegare agli ultimi posti questo segno particolare, no, che abbiamo definito arte? Io penso che l'umanità in genere ne ha un bisogno enorme, anche se in questo momento questo bisogno non affiora e affiorano altri tipi di bisogni, forse più impellenti e anche più giustificabili, e che devono anche loro essere certamente assecondati, ma io penso che il bisogno enorme che ha l'umanità di poesia chiama la poesia e la chiamerà sempre. E il critico in questo quadro così trasformato? Il critico oggi è una strana bestia, è una specie di, vede, o è un servo del mercato, o è un freddo filologo. Sì, non è che sono molto ottimista sulle condizioni della critica oggi, però questo non mi impedisce di pensare che, siccome c'è bisogno di poesia, c'è bisogno di chi la poesia la sappia capire e spiegare. In questo senso dobbiamo ritenere che sia importante resistere in questa situazione da taluni definita di transizione. Certamente, come i monaci del Medioevo. È una vecchia e lunga, è una vecchia troppo a lungo citato paragone, ma è proprio così, bisogna resistere.